Però Giovanni, di nuovo in cucina, vediamo oggi che cosa ci porta Cristian, che novità ci porta e che consigli ha sul nuovo vino. Eccolo qua. Eccomi qua. Ciao Cristian. Bene. Abbiamo un vino quest'oggi caratteristico, importante, ricco di struttura e ricco in sostanza. È tannico, acido, intenso nei suoi profumi e comunque strutturato. E quindi richiede un piatto strutturato. E tu Giovanni, dopo queste nozioni, che cosa consigli? Allora, io parlando con Cristian e valutando il vino, naturalmente lui per il vino, io per la cucina, ho consigliato una selvaggina, un filetto di cervo che andremo a cucinare in padella a bassa andrà prima scottato e dopo cucinato a bassa temperatura, abbinato a una salsa di mirtilli che il cervo con i mirtilli è casa sua. Morte. Esatto. Esatto. Allora andiamo a cucinarlo adesso. Assolutamente sì. Giovanni, siamo arrivati dopo la cottura, l'impiattamento di questo piatto, allora adesso ci racconti con cosa lo abbini, no? Esatto, adesso andiamo ad impiattare il nostro filetto di cervo e passo dopo passo vi racconto quello che andrà messo nel piatto. Allora, cominciamo con prendere il cervo naturalmente e lo scaloppiamo in due pezzi, così. Ecco qua. Poi facciamo un tocco un po' da maestro, ecco. Mettiamo la salsa ai mirtilli, questa è la nostra salsa ai mirtilli, la mettiamo sul piatto, in questa maniera qua, e poi... Tocco d'artista. Esatto, esatto. Tocco d'artista. Ecco, impiattiamo il nostro cervo. Ecco qua. La salsa di cottura con la demi-glace che abbiamo usato prima la usiamo anche per bagnare leggermente il filetto di cervo, in modo tale da avere la possibilità di accompagnare il piatto con qualcosa di più morbido. E poi lo andiamo a decorare. Allora, per la decorazione abbiamo un chips di melanzana, che sono delle melanzane essiccate in forno. Come delle patate, le tagliamo sottili con la fettatrice o con la mandolina e dopo le andiamo a mettere in forno per 3 ore a seccare e si ottiene questo effetto qua. Croccante. Ecco qua. Dopodiché abbiamo la cipolla di Tropea che è stata sbianchita in acqua e aceto e questo è il colore che quanto prende. Tempo? Giusto il tempo di entrare e uscire dall'acqua. Acqua bollente dentro e fuori dentro. Dall'acqua e subito abbattuta in acqua e ghiaccio. Ecco qua. Dopo le bacche di ginepro spezzettate che richiamano i profumi del bosco, del luogo, diciamo, del mirtillo e anche del cervo. Mettiamo qualche pezzettino qua e là sul piatto, stando attenti che non vada a finire sulla carne perché potrebbe essere poco piacevole in bocca. E per chiudere il piatto, un filo d'olio extravergine di oliva. Eccoci qua Andrea, ciao Cristian, ciao. Buonasera. Buonasera a te, oggi sarà una sorpresa, anche oggi, io le conosco un po' le sorprese. Però... Oggi ho portato il Jimmy 1928 a Cristian. Jimmy? È dedicato a mio nonno Giovanni, è un vino che deriva da 6 filari di Refosco e 4 di Cabernet Sauvignon, quindi noi lo vendemmiamo assieme. E lo fermentiamo in acciaio e dopo lo mettiamo a riposare in botti di rovere dai 12 ai 18 mesi, dipende dall'annata. Cosa ti sembra Cristian? Sono stupito dal colore, cioè guarda i bicchieri, guarda il decanter. Quanto è rimasto, no? È coloratissimo, ha veramente molto molto materiale estrattivo, ti devo fare i complimenti. E abbiamo deciso di decantarlo appunto perché ha un paio di anni sulle spalle. E quindi quando il vino inizia ad avere un paio d'anni possono formarsi dei residui,
all'interno, e quindi preferiamo dare un'occhiata e stare tranquilli e separare magari quei residui che vanno a formarsi nella bottiglia dal vino stesso. Quindi, scusa la mia ignoranza, la candela che hai messo sotto non è a caso? No, la candela ci permette di avere un punto luce nell'osservare il vino, quindi ti accorgi se lentamente, se mentre lo versi, se ci sono dei residui. Oddio, ti dirò che con questo colore, che è quasi impenetrabile, molto acceso, si fa anche fatica. Questo è il Refosco è sempre stato un vitigno molto colorato, e infatti si chiama dal peduncolo rosso, è una varietà nata nel Carso. Quindi questo è un vino che va accompagnato con carni piuttosto. Questo va accompagnato con carni, è comunque un vino che, come diceva Andrea, ha un bel affinamento, una bella struttura, una bella ricchezza, e quindi adesso andremo anche alla ricerca di un piatto che lo rispecchi, quindi un piatto strutturato, importante, anche un po' più invernale, un po' più da caminetto, ecco. La cucina che chiama, sti cuochi, è già pronto il piatto. Arrivo subito. Grazie. Buona, che colore, ma che storia. Beh, cin, alla nostra, intanto che aspettiamo Cristian. Cosa ti aspetti? Con questo vino tu sicuramente sono qualcosa legato al mondo della selvaggina. Eccoci qua. Allora, abbiamo pensato di proporre un filettino di cervo con questa salsa ai lamponi e le melanzane essiccate, appunto la selvaggina. È un piatto tipico, appunto, anche montanaro, comunque che ricorda un po' le sensazioni boschive, eccetera. E i lamponi, questa salsina che non è esclusivamente lamponi, ma i frutti di bosco, che ritrovo anche molto sia nell'olfatto sia nel gusto del Refosco. Certo.